Le piace il calcio? Sì, moltissimo. Ecco, io ho due biglietti di tribuna per domenica. C'è una bellissima partita. Vuole venire con me? Chi gioca? Roma-Lazio. Peccato, l'ho vista l'anno scorso. Bella, voglio dire, simpatica questa battuta. Questo è derby calcistico, perché, oddio, se è il PD, forse anche qui c'è un minimo di tensione politica. Ovviamente la loro partecipazione è assolutamente ludica, per questo li ringraziamo. Chi vinse anche qui questo confronto si aggiudica una torta derby della grandissima pasticceria artigianale della dotta famiglia Pirri nel settore. Il mio personalissimo buongiorno a Roberto Mastrantonio, presidente settimo municipio. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Del SEL, giusto? Sì, sì. Dario Marcucci, presidente Marcucci, buongiorno. Buongiorno. Terzo municipio, quota PD, è derby politico? Beh, io sono sicuramente quota Lazio. questa quindi è solo quota, Mastrantonio ha sorriso, quindi è solo calcistico il derby. Pensate, sì. Noi pensavamo che coinvolgervi, e ci teniamo anche perché con i presidenti di municipio vorremmo iniziare una serie di attività divulgative e promozionali per le vostre aree di competenza amministrativa, perché spesso, e per colpa nostra, chi fa informazioni trascura queste meravigliose realtà dei municipi. Però coinvolgendovi inizialmente dal punto di vista del quiz, del gioco calcistico, dico, ma è un'esalazione che non gli espone a grossi rischi. Hanno massacrato il presidente Alzetta e gli hanno scritto di tutto perché non ha saputo rispondere alla domanda su dove e quando era nata la Lazio. Lui ha risposto quando, non ha risposto dove. Allora, iniziamo, prima abbiamo iniziato con il laziale Calzetta, adesso iniziamo con il romanista Mastrantonio. Presidente Mastrantonio, settimo municipio, c'è? Sì, sì. Allora, eccoci qui. Quanti scudetti ha vinto la Roma e quando? La Roma ha vinto due scudetti, se non vado errato, nel 1982... e 82-83 e nel 2000 o 2001, purtroppo le date, io guardi, sono è un problema che mi porto sempre praticamente. Eppure i romanisti, che sono anche uno è anche suo elettore, ha fatto una capriola. Purtroppo... qui si può salvare, però il presidente si può salvare. Allora, ha perso perché gli scudetti erano tre, sono tre per fortuna. Però qui poteva anche trovare. Oddio, 42, c'è quello del 43. Ah, era l'escamotage. Quello non lo consideravo. Ha visto, allora lì sarebbe stato. Avevo il dubbio, no, no. Che avesse vinto uno. No. Lì, come ha suggerito il presidente Marcucci, lì c'era un cupo di teatro da tre punti. Perché lei doveva dire, ovviamente, come Roma-Liverpool, quello scudetto non venne mai assegnata, quella coppa non fu mai disputata. Esatto. E così non è. Presidente Marco, mezzo punto glielo diamo però. No. Grazie, grazie. Vabbè, allora niente, zero. Vabbè. Presidente Marcucci, c'è? C'è, eccomi. Eccolo qui. Allora, ci siamo. Quanto finì la storica Lazio Manchester United nell'estate del 99, valida per la Supercoppa europea, e chi furono i marcatori? Andiamo sul difficile. Beh, presidente Marcucci, non mi faccia essere ingeneroso. Anche noi della Roma abbiamo vinto poco, però pure voi della Lazio dovreste ricordarveli questi momenti. Sta già al 1999. Credo che fosse 1-0. Il marcatore lo ricorda? Quello, se mi ricordo la partita, se è quella giusta, era Marcelo Salas. Presidente, però io e Mastrantonio possiamo dire Maguaia prese il portiere del Manchester, che non finisce mai, voglio dire. Sì. Papera del portiere. Papera. Vabbè, è un gol particolare, diciamo così. Allora, un punto per il presidente. Complimenti a lui per la memoria. Vi conoscete di persona? Ho rischiato perché mi ricordavo, non avevo paura di confondermi. Presidente Mastrantonio, vi conoscete di persona col presidente Marcucci? Capirai, ecco, come però. Allora. Torniamo al presidente Mastrantonio.
presidente Mastrantonio, ovviamente parliamo del settimo municipio, Roberto Mastrantonio. Sì. Allora, ecco qui. Quali sono le squadre che hanno dato vita alla Roma? Non lo so. Lo dico proprio tranquillamente, non lo so. Si butti, presidente. Non lo so. Si butti. Non lo so. Beh, sicuramente, siccome penso, essendo nata a testaccio, credo che ci sia il testaccio in mezzo. Ma non... Gli italiani sono unici per la perigliosa fantasia. Di una... Qui il presidente, campo testaccio è un'altra cosa. Allora, la società sportiva della Roma nasce il 22 luglio del 1927. Sì, addirittura sì. Dicono che siano 5 le società, ma ufficialmente, ufficialmente le società fuori da Roma, le società della fusione vengono considerate 3. Sono l'Alba, la Roman e la Fortitudo. Questi qui. Allora, presidente Marcucci, torniamo a lei, torniamo alla Lazio. Allora, chi è caduto? Mastrantonio c'è? Io ci sono. Allora prendiamo. Come va intanto digressione? Come va? Come va l'esperienza da presidente? Beh, diciamo che è faticosa perché c'è una difficoltà oggettiva a dare risposta ai cittadini. Insomma, noi ce la mettiamo tutta, però c'è una difficoltà oggettiva, insomma, nel senso che abbiamo problemi di bilancio, quindi insomma, senza fare. Ormai diciamo il cahier de doléances a cui immagino insomma, tutti certo. I cittadini romani sono abituati ormai. Ci però viene a trovare una mattina e un'oretta, ci dedichiamo al suo municipio? Magari, come magari no? Perché è un municipio che lo merita, secondo me. Io credo che lo meriti il vostro, lo merita trasversalmente la politica dei municipi, sì, perché credo sia ancora quella della gente della pacca sulla spalla. Sì, no, io guardi, infatti a questo proposito sentivo prima appunto che c'è una trascuratezza da parte dei mezzi di informazione. E, effettivamente oggi i municipi sono diventati per il cittadino il primo momento di incontro con le istituzioni. E non viene mai presentato, esatto, e lo faremo. Abbiamo ripreso Marcucci, ovviamente l'invito è esteso a tutti i 19 presidenti di tutti i giorni. Lui però secondo me c'è il libro della storia della Lazio, quello che è uscito Mastrantonio, davanti perché... Presidente Mastrantonio, non c'è niente da fa. Se io fossi del CEL da quella parte direi copiano, so del PD, dai. Quella base. Vendola l'avrebbe detta questa. Allora, tornati da però pensi come sono cattivo, i romanisti hanno fatto stanno Presidente Marcucci, eccoci. Tornati da anni di sofferenza e B, questa è cattiva, la Lazio, la presentazione non ci sta, la Lazio gioca un derby il 15 gennaio del 1989, un derby a cantiere aperto, stadio con lavori in corso per i mondiali del 90. Per la Lazio però sarà un derby storico. Perché? Quanto finì e i marcatori? Quello dunque, il derby dopo tornati dalla Serie B? Sì. Non lo ricordo questo. Guardi, anche qui ovviamente lo facciamo. Non è forse quello di Dicanio? Ecco, quello con il dito alzato sotto la curva? Ha visto Mastrantonio? C'ha il libro perché l'ha presa larga. Perché ha detto che gli anni sono quelli. L'ha presa larga e coi. Complimenti. Allora, ha vinto il presidente Marcucci e la torta ovviamente della pasticceria Pirri, torta derby molto bella, la consegneremo in municipio e poi il presidente la dividerà con i suoi collaboratori che farà quello che vuole. Lo dico in diretta avendo sia il presidente Mastrantonio che il presidente Marcucci. Noi già dai primi giorni di novembre iniziamo questa città in comune, si gioca molto sul municipio, una volta era una circoscrizione, e inviteremo proprio una volta a settimana, per 19 settimane, tutti i presidenti di tutti i municipi di Roma. E credo che sia un momento nuovo, perché come ha ricordato il presidente Mastrantonio, e credo con la condivisione anche, e non solo politica, di Marcucci, il primo momento, il primo step, il primo incontro con la politica, i cittadini, non solo romani, ma contestualmente alla nostra città, ce l'hanno proprio nei municipi. E ancora sì, io vengo da Castel Gandolfo e certe volte quando vado nel mio municipio oggi di residenza a Roma,
mi accorgo di rivedere tratti di quella vita politica di paese, che è la politica ancora sana all'interno del grande circo. Vi aspettiamo a tutti e due, Va bene, grazie. Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie, grazie al presidente Mastrantonio, il presidente Roberto Mastrantonio è presidente del settimo municipio, quota SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, e grazie al presidente Dario Marcucci, terzo municipio, lui era tifoso della Lazio, PD. E insomma, facendo un bilancio di questo primo incontro, finisce 1-1 perché Sandro Medici si aggiudica la torta derby. Appunto, per quanto riguarda la Roma, e Dario Marcucci per quanto riguarda la Lazio. Quindi potremmo giocare un 1-1, insomma. Dopo dovuti scongiuri sono ammessi, Mirko, non ti preoccupare. È stata una digressione anche per noi, visto i temi che si trattano, bella.